cielo, il cielo. In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E a te io dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli imperi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Allora ordinò ai suoi discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana. Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo, carissimi fratelli, questo è il Vangelo di oggi, giovedì 4 di agosto 2022. Che cosa dire? Che nessuno è al di sopra di nessuno. Il Pietro viene esaltato come quello che è il capo della Chiesa, il più grande di tutti, ma nello stesso tempo diventa anche Satana, perché si mette contro Dio. Poi tornerà a essere il capo della Chiesa, ma tornerà anche a essere ancora Satana, perché abbandonerà Gesù. Tornerà a essere di nuovo il grande, perché porterà la parola a tutti quanti, e morirà in maniera un po' strana, proprio come dovrebbe morire un satanista, con la croce rovesciata. Quindi questo per farci capire che, come diceva uno nella canzone, il confine tra santità e demonio più o meno è lo stesso. Quindi di conseguenza ricordiamoci sempre: è tanto difficile essere santi, ma è tanto facile essere diavolo. E questo lo è stato anche per Pietro. Quindi se per lui, che era il numero uno della Chiesa, è successo questo, figuriamoci per noi. Poi non ci si scandalizzi se comunque, in ogni caso, anche i grandi santi possono aver fatto delle toppe incredibili. Fa parte dell'umanità. Una persona sola non ha sbagliato in tutta l'esistenza, è stata Maria Santissima. Ma lei è stata privilegiata, è stata protetta, è stata veramente quell'essere in cui il peccato non poteva risiedere. Per il resto siamo tutti uguali, siamo tutti tutte persone che siamo vittima, tanto più che Gesù pregherà appunto perché il Padre possa proteggere queste persone che altrimenti non sarebbero riusciti a resistere, perché sì, poi è vero, tutti diventano predicatori, tutti diventano dotati di Spirito Santo, ma nello stesso tempo è stata la preghiera che Gesù ha fatto al Padre di poter intercedere, altrimenti anche lo Spirito Santo probabilmente non ci sarebbe riuscito. Quindi oggi riflettiamo realmente su quando noi pensiamo che la Chiesa ci dica che va tutto bene, che è tutto semplice. Semplice non lo è, soprattutto quando sappiamo che la strada larga porta in una certa direzione. Sia lodato Gesù Cristo. Per il santo dimenticato di oggi la scelta ricade su Sant'Aristarco, un discepolo di San Paolo. Di lui non possiamo dire nulla se non che visse con San Paolo nei due anni in cui fu imprigionato a Roma. Di più non viene detto nel martirologio romano.
quindi lo si narra anche come vescovo, naturalmente un vescovo che ha avuto anche molti problemi con la fede e avrebbe sofferto anche per questa situazione. Detto questo, appunto, non avendo nessun riferimento ed essendo comunque uno di quelli che, insomma, ha fatto crescere la Chiesa, l'ha fatto anche forse nascere, perché poi è uno di quelli che i primi tempi andavano in giro con San Paolo ed erano tutte cose nuove, la gente veniva istruita, veniva evangelizzata. Quindi cosa chiedere a Sant'Aristarco oggi? Di fare in modo che si possa tornare a quei periodi in cui la fede era genuina, in cui la gente ascoltava e in cui lo Spirito operava. Quindi Sant'Aristarco, intercedi per noi.